Hai chiamato tua madre per dirgli di venire? Signora Anna, veramente non credo che... Io non so se tu ti rendi conto di quello che sto mettendo in ballo. Di quello che vuol dire per me accettare la vostra unione. Sì, però lei non la conosce. Paolo, se lo accetto io, lo deve fare anche lei. Ha ragione. Domani prendiamo un volo per Napoli e andiamo a parlare con tua mamma. Mamma, ma che dici, te sei impazzuta? Andiamo a parlare con tua mamma. Ma non ci verrà mai a suo matrimonio. Oh, scusate, e io? Ma tu che? Vengo insieme a voi. Ma rovina, donaia. Oh, io non posso stare da solo. Oh, mamma, questo. E allora vengo anch'io. Benedetta, non ti ci mettere anche tu, ti prego. Dove va lui? Devo esserci anch'io. Ma perché? Ma perché oramai siamo un gruppo. Siamo diventati ricchi e poveri. Sì. Ma state zitta. Ciao, ciao a tutti, ciao. No, scusate, sono venuto per scusarmi perché mi dispiace per stamattina, non so cosa mi è preso, ho detto delle cose che non penso davvero. Scusami Antonio. Non ti preoccupare. Ciao. Ciao. Stavo dicendo, sono venuto per... Cioè, volevo scusarmi perché stamattina veramente sono stato... Se non hai deciso di celebrare tu il loro matrimonio, te ne puoi anche andare da questa casa. È il giorno di Pasqua, volevo spezzare un ramoscello d'olivo. Vai. Perché non c'è neanche il coperto. Perché non sei previsto. Vai. Roberto. Prendo una sedia, mi metto qua, anche se non c'è... Lascia le chiavi di casa. Come lascio le chiavi? Dai, mamma. Lascia le chiavi di casa. Ho capito, è casa mia, lascio le chiavi, le lascio. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Ecco. E adesso possiamo mangiare.